Per quanto riguarda la nostra città, credo che la sfida più importante da affrontare risieda nell'ambito delle città connesse. Questo in quanto la città sta subendo un processo di trasformazione a livello urbano molto importante e che interesserà la città per i prossimi anni. Questo per migliorare sia la mobilità all'interno della città che per affrontare la sfida del cambiamento climatico e quindi per attenuare l'impatto sull'inquinamento da parte della città. Come sostenere questa sfida dal punto di vista digitale? Quello che viene chiesto, la domanda che viene fatta è quella di rendere disponibili degli strumenti che permettano di supportare le decisioni che possono essere assunte in questo ambito e quindi avere dati prima di tutto disponibili per poter assumere decisioni e fare analisi supportate da elementi oggettivi e poi attraverso un'iniziativa molto importante che è partita proprio in questi mesi a Bologna e che parla di gemello digitale urbano, rendere disponibile una piattaforma, una soluzione che consenta appunto sia a livello politico che alle strutture tecniche di poter indirizzare le azioni migliori per quanto riguarda la trasformazione che interesserà il nostro tessuto urbano. Sicuramente quindi il gemello digitale unito al lavoro che verrà fatto sui dati per creare una data platform e anche un data space, perché l'idea è quella di portare avanti un progetto in collaborazione con i principali stakeholder della nostra città e quindi avere un ambiente all'interno del quale questi dati possono essere condivisi, analizzati e sfruttati appunto per indirizzare le decisioni. Elemento fondamentale sarà quello di mettere a punto dei modelli di simulazione dei fenomeni, dei processi che interessano la città, appunto per capire quali scelte fare in maniera più, diciamo così, consapevole. L'elemento che caratterizzerà inoltre questo processo sarà l'elemento che guarda alla partecipazione da parte anche di cittadini, associazioni, imprese a questo processo decisionale. Quindi un supportare sempre attraverso il digitale quella che noi chiamiamo l'amministrazione condivisa in termini di processi all'interno dei quali far partecipare appunto i cittadini. L'esperienza più recente che abbiamo fatto proprio in questi giorni ha riguardato appunto il clima, dove è stata costituita l'Assemblea per il clima e che ha prodotto proprio in queste settimane il report che è stato consegnato al Consiglio Comunale.